Buonasera. Montanari, comincio da lei. Abbiamo sentito cosa ci ha detto il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio. La riduzione del debito pubblico italiano deve rimanere una priorità. Voi, come Movimento 5 Stelle, che cosa ci dite al riguardo? Che abbiamo, diciamo, una filosofia per attaccare questo problema che è esattamente l'opposto della filosofia che i governi degli ultimi 25 anni hanno applicato, cioè noi riteniamo che per risanare i conti pubblici sia necessario concentrarsi sulla crescita del prodotto interno lordo e non sul taglio della spesa pubblica, confortati in questo peraltro dalla miglior scienza economica. Fra 3 mesi Movimento 5 Stelle al governo, arriva la letterina da Bruxelles che chiede qualcosa come 3-4 miliardi di manovra, cosa fate? Allora, mi lasci dire, in realtà l'auspicio di Zanetti è esattamente anche il nostro auspicio, cioè di un governo parlamentare, con la maggioranza parlamentare forte e un governo politico, ovviamente il nostro, in quello diciamo ovviamente non possiamo concordare. Se arriverà questa letterina, noi leggeremo questa letterina, il nostro governo leggerà questa letterina con grande rispetto, con grande attenzione e poi prenderà le decisioni che riterrà di prendere dopo averla verificata, naturalmente. Montanari, ma una se cosa noi è non chiara, rispettiamo noi non le regole europee, nessuna manovra corriamo anche il rischio di pagarle. Manovra recessiva. Può ripetere perché ci parlava? Ma vede, qui bisogna, io credo, noi siamo impegnati in questa campagna elettorale, siamo tutti quanti impegnati in politica, anche perché intendiamo cambiare questo tipo di filosofia che negli ultimi 25 anni il nostro Paese ha seguito nei confronti delle autorità europee. Noi siamo un grande paese europeo, siamo la seconda potenza industriale d'Europa, siamo il secondo contribuente netto dell'Unione Europea, veniamo trattati come il figlio della serva, come si dice dalle mie parti, d'accordo? Ora, questa cosa deve finire. Noi, molto tranquillamente, vogliamo essere trattati da Bruxelles con gli stessi guanti bianchi che Bruxelles utilizza per Berlino e per Parigi. Come voi sapete, Berlino viola che hanno però debiti pubblici sul nettamente inferiori al nostro rapporto al PIL. Da sempre. La dinamica del debito pubblico tedesco e la dinamica del debito pubblico francese sono peggiori della dinamica del debito pubblico italiano. La dinamica vuol dire come si sta evolvendo. Il problema Quindi, è che noi ci portiamo appresso un malloppo da come le cose, di 120, da come si vedono del 120%. Ma il malloppo non è un problema, perché non l'abbiamo questo, fatto io e lei, e dire, neanche Zanetti per certi sono versi, d'accordo però, con Zanetti. Il problema è il rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, e la nostra filosofia è di aumentare il denominatore, non il numeratore che sta sopra. Allora, io vi ringrazio. E noi non faremo manovre sul numeratore, questo deve essere chiaro. È chiaro, è chiaro. Fra l'altro la invito ad essere basta nuovamente il nostro ospite, sangue, come basta. Invito anche il... Ripeto però... Questa ricetta, sentire che diventa parte anche del Movimento 5 Stelle, mi fa piacere perché erano arrivati in Parlamento con la decrescita felice, adesso anche loro sono per la crescita, bene che abbiano cambiato posizione. Zanetti, lei è stato nel governo che ha ottenuto i peggiori risultati economici dalla Unità d'Italia, su. Non so se l'ha sentita, l'accusa è... Guardi, io... Sì, l'ho sentito, però francamente nei numeri mi sembra che sia difficile riportare questo tipo di analisi. Voi avete tagliato la spesa invece di aumentare la crescita, che... cosa che diceva il signor Monti, no? Il suo Presidente del Consiglio. Quindi sta parlando quindi del governo del 2012. Sì, la sua vita precedente, o meglio, non la sua vita precedente nel centro-sinistra, quella precedente ancora. Nessun esponente, certamente. Certo, nell'ambito del quale nel 2012, quando nessuno degli esponenti di Scelta Civica, come c'era sottoscritto, era nemmeno in Parlamento ed eravamo tutti a fare la nostra professione, cosa che sarebbe utile avessero anche gli rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Quindi Montanari, mi fa molto piacere questo tipo di associazione. Vado avanti con le domande, altrimenti diventa una polemica solo fra di voi, invece il pubblico vuole anche capire. Clausole di salvaguardia, Montanari, abbiamo sentito, lei sa benissimo cosa sono, qui aumentano IVA e accise anche di parecchio se non troviamo dei soldi, perché questa cosa è già stata decisa, nel senso è nel bilancio. Che cosa volete fare? Ma noi... Le posso dire quello che non abbiamo intenzione di fare per cominciare? Quello che non abbiamo intenzione di fare nei prossimi 5 anni, se gli italiani avranno la cortesia e anche la lungimiranza, mi lasci dire, di mandarci al governo, sarà di mettere le mani nelle tasche delle imprese e dei lavoratori
e di approvare delle misure regressive e recessive che fanno diminuire il prodotto interno lordo. Noi faremo esattamente il contrario. Lo strumento principe che noi intendiamo utilizzare per far ripartire l'economia, come sa, come sicuramente saprà, tra gli altri, è quello della creazione della banca pubblica di investimento che darà benzina di alta qualità alle nostre imprese e dunque anche ai nostri lavoratori. Zanetti. Guardi, indubbiamente quello che va fatto è affrontare il tema della tassazione sui redditi, che è qualcosa che non si è riuscito a fare in modo strutturale durante la passata legislatura. L'obiettivo della flat tax, dal nostro punto di vista, è un obiettivo corretto. No, però Zanetti, lo dico anche a Montanari, nel senso, io vi sto chiedendo come facciamo a trovare qualcosa come 12,5 miliardi nel 2019 e 19,2 nel 2020. Ho capito che se aumenta il PIL diventa tutto più semplice, ma non aumenta di così tanto in un anno solo, perché altrimenti questa è veramente una cosa che sarebbe spettacolare. Ma visto che non abbiamo la crescita cinese, come facciamo a trovarli? Ma è evidente che i 12,5 miliardi che mancano per... Prego Zanetti. Decida lei chi vuole che risponda. Stava rispondendo lei, c'è un leggero ritardo e quindi voi mi sentite con questo leggero ritardo. Bene, mi scusi. Allora, le clausole di salvaguardia è evidente che potranno continuare a essere neutralizzate anche riprendendo nel rapporto con l'Europa quella posizione volta a ottenere maggiore flessibilità che oggi indubbiamente non si può avere. Non è un caso che nel corso 2017 ci sia stata una manovra correttiva che non c'era stata negli anni precedenti, quando c'era un governo che poteva piacere o non piacere, ma aveva una maggioranza chiara e forte che consentiva di dialogare in un certo modo con l'Europa. È evidente che se il 5 marzo ci troveremo di nuovo in contesti tipo quelli del 2017, di governi deboli, con maggioranze incerte, con governi del Presidente o quant'altro, sono il primo a essere convinto che avremo bisogno di manovre correttive. Viceversa, se ci sarà un governo con una maggioranza politica solida in Parlamento, andrà a contrattare con l'Europa, rimanendo in una cornice di regole, quel piano graduale di rientro del deficit che dovrà continuare a diminuire, ma con quella gradualità che c'è stata anche negli anni passati. Ecco perché, voglio dire, numeri alla mano, è opportuno che vi sia un governo eletto nelle urne piuttosto che ipotesi diverse, e numeri alla mano, questo accadrà soltanto se riuscirà il centrodestra a ottenere quei piccoli punti percentuali che mancano a questo obiettivo rispetto al quale le altre coalizioni o partiti questo sono ovviamente contenti. L'augurio di Zanetti, che non è sicuramente quello di Montanari, a cui chiedo fra 3 mesi Movimento 5 Stelle al governo, arriva la letterina da Bruxelles che chiede qualcosa come 3-4 miliardi di manovra, cosa fate? Allora, mi lasci dire, in realtà l'auspicio di Zanetti è esattamente anche il nostro auspicio, cioè di un governo parlamentare, con la maggioranza parlamentare forte e un governo politico, ovviamente il nostro, in quello diciamo ovviamente non possiamo concordare. Se arriverà questa letterina, noi leggeremo questa letterina, il nostro governo leggerà questa letterina con grande rispetto, con grande attenzione e poi prenderà le decisioni che riterrà di prendere dopo averla verificata naturalmente. Montanari, ma una se cosa noi è chiara, non rispettiamo noi non le regole europee, nessuna manovra corriamo anche il rischio di pagarle. Nessuna manovra recessiva. Può ripetere perché ci parlava? Ma vede, qui bisogna, io credo, noi siamo impegnati in questa campagna elettorale, siamo tutti quanti impegnati in politica, anche perché intendiamo cambiare questo tipo di filosofia che negli ultimi 25 anni il nostro Paese ha seguito nei confronti delle autorità europee. Noi siamo un grande paese europeo, siamo la seconda potenza industriale d'Europa, siamo il secondo contribuente netto dell'Unione Europea, veniamo trattati come il figlio della serva, come si dice dalle mie parti, d'accordo? Ora, questa cosa deve finire. Noi, molto tranquillamente, vogliamo essere trattati da Bruxelles con gli stessi guanti bianchi che Bruxelles utilizza per Berlino e per Parigi. Come voi sapete, Berlino viola che hanno però le debiti pubblici nettamente inferiori al nostro, sempre, rapporto al PIL. Da sempre. La dinamica del debito pubblico tedesco e la dinamica del debito pubblico francese sono peggiori della dinamica del debito pubblico italiano. La dinamica vuol dire come si sta evolvendo. Il problema quindi, è che noi ci portiamo appresso un malloppo di 120%. Come si vedono le cose. 120%.
Ma il malloppo non è un problema. Perché non l'abbiamo fatto io e lei, e dire, neanche Zanetti per certi sono versi, d'accordo però, con Zanetti. Il problema è il rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo. E la nostra filosofia è di aumentare il denominatore, non il numeratore che sta sopra. Allora, io vi ringrazio. Noi non faremo manovre sul numeratore, questo deve essere chiaro. È chiaro, è chiaro. Fra l'altro la invito ad essere basta nuovamente nostro sangue, ospite, come basta. Invito anche Enrico.